una sorta di Ben-Hur o di Spartacus, un colossal hollywoodiano ambientato nell'antica Roma. Gladiator spopola in America con oltre 100 milioni di dollari di incasso in sole 3 settimane. Ora anche in Italia, da non perdere poi il sito ufficiale con tecniche di animazione davvero speciali. Sito interattivo, immagini, foto, interviste, commenti sonori ad effetto. Il gladiatore, miliardario colossal storico, trionfa anche in rete. Sono migliaia ogni giorno i cybernauti che grazie ad internet possono rivivere le emozioni del film di Ridley Scott. Grande regista e grande persona. Tomas Arana nel film è Quintus, fedele all'imperatore fino all'esasperazione. Io non sono uno che decido, sono uno che eseguo. L'attore americano a Napoli per girare il nuovo film di Corsicato ha voluto festeggiare l'uscita di Gladiator al City Hall Café, storico locale partenopeo dove 20 anni fa Tomas conversava con Andy Warhol e Joseph Beuys. Convinto sostenitore della grande sorella internet, Tomas Arana dal suo sito racconta l'esperienza con Ridley Scott e la chiave di lettura nuova che il regista ha tirato fuori dal filone antica Roma. La differenza tra noi nel Gladiatore e i vecchi film storici romani è che non abbiamo l'aspetto religioso. In this life or the next, I will have my vengeance. E uno conosce la storia di Roma, magari l'aspetto che viene rafforzato di più nel cinema antico, però non ha più senso di farlo adesso, intanto chi conosce la storia sa quello che è successo. Tutto il resto è party, in un'atmosfera by night, sotto il segno di Cesare, alla salute dei gladiatori.